Eccoci qua, brava gente. Buonasera, brava gente. Buona giornata, brava gente. Come state? Vediamo se riesco a girare qui, eh? Ce l'abbiamo fatta, sì? Ce l'abbiamo fatta. Siamo tornati da poco, atterrati. Domani che abbiamo? Domani alle 15:10 ci prendiamo tutti un momento di pausa, va bene? Siete contenti, sì? Un momento di pausa e passione, condividete, avvisate, però credo che il motivo, guardate, di questo viaggio che andrà in onda domani è nel titolo che ho voluto dare al Vangelo che accompagna questo giorno importantissimo per i sacerdoti, per la Chiesa, ma anche per i non credenti che guardano la Chiesa, i preti, e guardano con attenzione. Proprio oggi mi ha chiamato Odi Freddi e mi ha detto: Enzo, vorrei che mi presentassi il libro, ma io sono un credente, tu sei un non credente, no? E credo dov'è, diciamo, la strada che mette insieme due persone così diverse, oppure se volete realtà così diverse in generale, è l'amore. E il titolo che ho voluto dare a questo giorno così importante è Nel cuore dell'amore, brava gente, nel cuore dell'amore. E io credo che questi tre giorni sono questo: giovedì santo, venerdì santo, sabato santo, in attesa della risurrezione, di questo far memoria. Prendo i versetti centrali del Vangelo. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Comprendere il gesto dell'amore, brava gente, non è mica semplice, non lo è stato per i discepoli. Per farvi capire la rivoluzione di questo gesto, brava gente, noi dobbiamo pensare che nel tempo di Gesù, al tempo di Gesù, chi lavava i piedi erano gli schiavi, brava gente, erano quelli che lavavano i piedi, che venivano chiamati e mandati via, non considerati. Cioè, per entrare nella rivoluzione del cristianesimo, che è una rivoluzione che tocca le persone, brava gente, cioè tocca il modo di intendere le persone, è questo. È Gesù che, lavando i piedi, dice: guardate, guardate, è bellissimo. Vivete questo gesto. Se io, il Maestro, ho lavato i piedi a voi, quanto più voi dovete fare con gli altri. Ecco perché Don Tonino Bello a un certo punto dice: una conversione che parte dalla testa, da quel mercoledì delle ceneri, e arriva ai piedi, cioè arriva a questa lavanda di questo giorno così importante. O Don Tonino Bello che diceva ancora: la chiesa del grembiule, la chiesa deve essere quella del grembiule e quella della stola. La stola è quella, è il momento, se volete, della preghiera, del rapporto con Cristo, dell'identificazione a Cristo. È quella del grembiule, cioè che serve l'umanità. E allora, brava gente, questo giorno si apre con questo gesto. Lo dobbiamo immaginare, dobbiamo entrarci dentro. Provate con l'immaginazione, brava gente, ad entrare in questo gesto, ad entrare in questo gesto. Cioè, immaginiamo per un attimo Gesù che sta con i discepoli, che si china. Facciamo lavorare un po' questa intelligenza del cuore, che è l'immaginazione. Qui cosa ho scritto, brava gente? Il Vangelo di questo giovedì della Settimana Santa ci invita ad entrare nel cuore dell'amore, perché Gesù, nel momento più solenne della vita, ci dice che arriverà fino alla fine, per sempre.
così come ama i suoi discepoli, qualunque sia la loro decisione. Egli ci ama, qualunque sia la nostra relazione con Lui, qualunque sia il nostro stato interiore. L'amore è una carezza, un bacio, uno stringersi la mano, un sorriso. L'amore è Gesù, che prende una bacinella, si china su di noi, versa l'acqua sui nostri piedi, cioè sulla cosa più sporca, no? che c'è fisicamente. Prende un panno e asciuga. Ecco la forma più alta di amore, ridare dignità alle persone. Lavare i piedi dell'altro, baciarli, far sì che l'altro si possa alzare e camminare ancora. Ecco il motivo di questo gesto. Far alzare l'altro, farlo camminare, non annientarlo, non eliminarlo. L'umiltà di un gesto fra grande e maestro, un gesto concreto, così come l'amore è un atto concreto, brava gente. Grazie all'amore siamo in grado di deporre l'ascia di guerra, di spogliarci della nostra supponenza. Ci liberiamo dai vincoli, ci sentiamo più liberi di esprimere la nostra vera interiorità. Entriamo in relazione con l'altro. Dove c'è carità, lì c'è amore. Ci ricorda un canto, Ubi Caritas, dove la carità è l'amore. Ci ricorda San Paolo. Don Donino Bello ci parla di una chiesa fatta non solo di stola, ma anche di grembiule. Il Vangelo per la messa solenne celebrata da Gesù nella notte del Giovedì Santo non parla né di causole né di ammitti, né di stole né di biviali. Parla solo di questo panno rozzo che il Maestro si cinse ai fianchi con un gesto squisitamente sacerdotale. La cosa più importante comunque non è introdurre il grembiule nell'armadio dei paramenti sacri, ma comprendere che la stola e il grembiule sono quasi il diritto e il rovescio di un unico simbolo sacerdotale. Anzi, meglio ancora, sono come l'altezza e la larghezza di un unico panno di servizio. Il servizio reso a Dio e quello offerto al prossimo. La stola senza il grembiule resterebbe semplicemente calligrafica. Il grembiule senza la stola sarebbe fatalmente sterile. Sono le parole di Don Tonino Bello, brava gente. Doniamo senso ai gesti che facciamo ogni giorno. Compiamo la verità dell'amore. Restituiamo la dignità all'uomo. Eccoci qua, brava gente. Buona serata, brava gente. Buona giornata, brava gente. Accompagnatemi nella preghiera, sì, ve lo chiedo, per questo viaggio che farò in Ucraina venerdì. Venerdì Santo. Andare dove oggi viene issata, vengono issate le croci dell'ingiustizia, le croci di una guerra insensata, le croci di un grido che dicono perché, le croci di morti innocenti, ieri come oggi, brava gente. Porterò il vostro sorriso, porterò la vostra preghiera, porterò il vostro aiuto, quello che avete dato finora attraverso varie realtà. E vi dico grazie, brava gente. Ringrazio Andrea Villaricca, Emiliana Amato con il loro patrimonio. Ringrazio Huffington Post che seguirà questo viaggio importante. Ma per dire che cosa, brava gente? Per dire viviamo il bene, compiamo il bene. Solo questo. Mi fermo qui, brava gente. Sono un po' stanco, piano piano. Piano piano si fa tutto nella vita. E ringrazio Francesco che mi è venuto a prendere stasera all'aeroporto e ringrazio davvero tutti voi, brava gente. Ci vediamo domani pomeriggio domani durante la giornata farò qualche irruzione, ve lo ricorderò con qualche messaggino, chissà, con qualche diretta di un minuto, e poi domani pomeriggio alle 15:10 davvero con questo reportage che andrà in onda su Rai 3, ci prepariamo a quello che sarà il grande triduo in preparazione alla Pasqua, ok?
passione. Fatemi ringraziare anche tutta la RAI, in modo particolare il direttore Franco Di Mare, RAI 3. Fatemi anche ringraziare l'ENI che ha sostenuto questo reportage, l'Istituto per il Credito Sportivo che ci è stato vicino, le Ferrovie dello Stato Italiano che ci hanno aiutato, Interway che ci ha dato una mano per andare a Gerusalemme. È stato un bel momento. E vi annuncio anche, no, non vi annuncio ancora niente perché aspettiamo, godiamoci domani, che possa irrobustire il cuore nell'amore questa ricerca del legno della croce, ok? Perdonate i ritardi in questi giorni, so che vi ho un po' scombussolati, abituate sempre alla precisione alle 21 meno 10, in questi giorni siamo andati un po' qua un po' là, no? Però poi ritorneremo a barra dritta, come si dice, a piombo alle 20:50, va bene? E andiamo avanti. Ringrazio anche la Sant'Egidio, Auxilium, i Francescani, la mia famiglia francescana, che mi aiuta e mi sta dando tanto coraggio nell'andare avanti. Va bene? Andiamo avanti, buon cammino e buon Trito Santo, brava gente. Ah, i saluti, ecco qua, i saluti. Fortuna che ci siete voi che me lo ricordate, brava gente, per voi che cos'è il Triduo Santo? Vi chiedo, faccio questa domanda. Rispondete singolarmente, vorrei sentire i giovani cosa dicono, che cos'è il Triduo Santo, questa preparazione? E che cos'è per voi un po' più anziani, in età sapienza e grazia? Che cos'è per i genitori? Va bene? E una proposta prima dei saluti. Vogliamo fare che quest'anno la famiglia intera va a messa, Mamma e papà, allora ve lo dico, discutetene a tavola, so che molti sono a tavola, no? Con i figli. Andiamo insieme a messa? Sì o no? Voglio sentire, Subito, cari giovani, andiamo con mamma e papà a messa? Dai, su, avanti, Va bene? E ai genitori chiedo di dire ai figli, domenica di Pasqua, vogliamo andare in chiesa insieme? E via. Tranquilli, rilassati, sereni, se c'è qualche cosa che è, mi raccomando, avanti, è un momento per riconciliarsi, ok? Bene, allora, l'ho buttata lì, ma vediamo che succede. Allora, Donatta fa il compleanno, la saluto di Roma, vorrei dire grazie anche per la raccolta che ha fatto, per già i pacchi che ha mandato, sono stati portati ad Auxilium, e anche per quello che sta facendo in questi giorni, mi ha detto un'altra raccolta e che domani andrà ad Auxilium a portarla. Bene, ogni bene, grazie Donata. Michela, una benedizione per i genitori, sicuramente. Angela e Crescenzi che vanno 50 anni di matrimonio, ogni bene, un abbraccione forte, e avanti, forti. Poi Letizia, per la sorella Anna che è insegnante e originaria di Perugia, e per il marito Mauro, ogni bene, a tutti e due, anche a te Letizia, avanti, forti, Poi Maurizio e Angela, 25 anni di matrimonio il 13 aprile, mi ha detto c'è al mattino alle 6, è l'unico momento tranquillo che posso ascoltare il commento a Vangelo, avanti. E poi anche i figli, vorrei salutare Eleonora e Riccardo, e buon 25esimo di matrimonio a te, a voi, a tutta la famiglia. Se mi dimentico qualcosa scrivetemi, brava gente, enzo@sanfrancesco.org, mandatemi il vostro, insomma, le mie dimenticanze, e io riprendo, non mi offendo, e andiamo avanti, brava gente, ok? Buon cammino, forti, e domani alle 15:10 su Rai 3. Notte, brava gente, vi lascio con la strada per dirci che la vita è cammino. Eccoci qua. Buonanotte, brava gente. Buona giornata, brava gente.